sono Jessica Restichini e ho aperto il canale YouTube di Che ti sei messa in testa. Io sono Pietro Roschi e sono un chirurgo plastico ricostruttivo ed estetico. Abbiamo deciso di rispondere alle vostre domande. Domanda di Jessica. Volevo chiederti se potevi spiegarmi brevemente, ovviamente in maniera facile per noi, i vari tipi di ricostruzione con i vari tipi di lembi, sì, di pelle. Sì, sì, sì. Allora, lembo è da accostare generalmente a radioterapia. Quando c'è una radioterapia di mezzo, a volte, non sempre, può essere utile ricostruire con lembi. Oppure in una persona che dice non voglio protesi, non voglio espansore, rimane il lipofilling. Se è magra, cancelliamo anche l'ipofilli, rimangono i lembi. Lembi dipende da dove possiamo prenderli nel nostro corpo, quindi il gran dorsale come sede di prelievo, la schiena, l'addome, se una donna ha partorito, non ha partorito, ha un po' di pelle e di pancia in più, che non è il grasso, è la pelle e il tessuto adiposo sotto, cioè ha tutto spessore. Poi ci sono altre sedi di prelievo che sono meno frequenti, interno coscia, c'è chi utilizza anche l'interno coscia, ma sempre pelle e tessuto adiposo, cioè un taglio che permette di prelevare una striscia di tessuto come fosse un lifting coscia. Il lifting coscia, così come l'addominoplastica, sono due interventi estetici. Ma immaginate che nel lifting coscia una striscia di tessuto nell'inguine venga presa con un'arteria e una vena, ok? Così come l'addome venga prelevato con un'arteria e una vena, vengono posizionati nel seno che manca, quindi immaginate che la pelle ci sia della mastectomia, però magari è un po' tirata, quindi conservo tutta la pelle della mastectomia, ma magari uso l'incisione, la cicatrice, apro la cicatrice e gli metto la pelle dell'addome o la pelle dell'interno coscia, del lembo, quello dell'interno coscia, e il tessuto che è quello che mi dà volume. Quindi eliminiamo completamente le protesi e utilizziamo il nostro tessuto, che è pelle e tessuto adiposo, e chiaramente dall'altra parte non useremo protesi, cioè è una tecnica che è utile quando dall'altra parte al massimo il seno lo solleviamo un po', ma non utilizziamo una protesi, quindi è solo ricostruzione con i propri tessuti. Questo, diciamo, è il concetto dei lembi, vuol dire più tecnica chirurgica, più manualità, non ci sono corpi estranei, un po' più complicato l'intervento, però sul lungo evitiamo tutti i problemi di espansore, protesi, rottura, contrattura, dolore, radioterapia, soprattutto appunto nei casi di radioterapia, questo si fa. Ok, no, allora sono però curiosa su questa cosa, la grandezza del lembo va in base a quanto dobbiamo espandere, esatto. Ma l'altezza del lembo, sono curiosa, l'altezza del tessuto, dello quanto spessore? È alto? Cioè, dipende dal corpo. Ah, okay. Se tu hai una ragazza che è molto sottile fisicamente, molto magra e non ha tessuto in più, perché esiste una ragazza che è magrissima, a quel punto non possiamo usarlo, ok? Non ho nulla da prelevare, perché l'obiettivo di questi tessuti è che lo prelevo, sì, ma poi devo chiudere la pancia. Quindi se non ho tessuto che posso prelevare, allora non è la tecnica adatta, quindi vado, diciamo, per esclusione. Nell'interno coscia no, perché è una ragazza molto giovane o perché non ha tessuto, cioè devo avere anche un margine di miglioramento dove lo vado a prendere. Se non ho tessuto e non ho margine di miglioramento dove lo vado a prendere, devo scegliere una sede differente, quindi posso scegliere il dorso eventualmente. Ah, okay? Però immaginate una donna che ha avuto qualche gravidanza, un po' di tessuto adiposo in più, ne avrebbe anche probabilmente esteticamente parlando bisogno di un addominoplastico, o comunque ne beneficerebbe. Allora può essere, diciamo, la sede ideale dove prendere il tessuto adiposo. La differenza è che nel dorso io prendo pelle e muscolo. Esatto. E il muscolo chiaramente è un muscolo che ha le sue funzioni come muscolo. Se invece tolgo la pelle, il tessuto adiposo dell'addome, che in una ragazza per esempio molto magra può avere uno spessore di un centimetro, ma in una donna che ha un po' di peso in più magari sono 3-4 centimetri, quindi togliendo l'addome intero magari sono 5-4 kg di tessuto, quindi addirittura ne prendiamo solo una parte e il resto non lo utilizziamo. Quindi il peso varia e prendiamo quello che ci serve, potendo decidere rispetto a quello che è il seno contralaterale sempre. È chiaro che l'addome ha sempre molta più disponibilità di tessuto rispetto a un interno coscia. Il dorsale è una via di mezzo tra i tessuti.
però posso giocarmela un po' su prendere un po' più o meno muscolo. In base alla persona, al corpo e anche se ha delle cicatrici, possiamo scegliere dove prendere il tessuto adiposo. Il cesareo, non cesareo, magari ha una pancia con un'ernia, quindi cerchiamo di non toccarla. Quindi ci sono un paio di cose che ci fanno decidere, e tra due sedi che per noi possono essere analoghe, allora possiamo scegliere quella che la donna preferisce. È una cosa questa di cui si discute insieme, magari funzionalmente anche in base al lavoro che fa. Ok, grazie. Grazie a voi.